Hola, io sono Marco Scrane, signore e signori, bentornati su Terrarione Nazionale, mondato non plus ultra. Questo coso è a 2000 punti esperienza, punti ferita, cosa? Scusate, ho un porco e tu porco, levale le mani di dosso. Come mai questo Piggy è così forte? Benvenuti, siamo in Hardmode, nell'ultima volta abbiamo fatto un sacco di cose, tra cui ho ucciso il Wall of Flesh. Ah, di pancetta un'altra volta. Interessante. Grazie. Abbiamo ottenuto un sacco di cose. Io l'ho battuto altre volte, e così da prendere tutti i droppini, tra cui un botto di emblemi, questa frusta molto focosa, ma soprattutto dei jet. Sì, la Galami ti mette questo Black Hawk Remote. E quindi se passiamo a full evocatore, che fa così, e poi sì, più o meno ci dovrebbe essere. Questo è il rumore dell'evocazione, la sentite? Possiamo evocare fino a 8 sentry che rompono il culo. Devo dire, sono forti. L'altra alternativa, invece, alla sentry. Ah, questo qui è questo. È il drago droppato dal muro di carne. Ma la verità, amici miei, è che il muro di carne ci ha droppato anche il pugnalino magico. Quindi, se switchiamo a mago, e vi posso assicurare che questo mago è Wall of Flash, non è pre. E togliamo questo ciccio ciccio. Potreste notare quanto i danni aumentano fino a 800 al secondo. Quindi, signori, il mago è OP as fuck, come al solito. Allora, volevo ringraziare tutti i ragazzotti dei consigli. Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno detto: guarda, Marcus, per sapere come si ottiene un boss, basta che ci clicchi sopra. Non lo sapevo. Quindi ho deciso che voglio andare a fare subito la Legione del Gelo. Chissà se mi rompo il culo o no. Ma prima volevo raccontarvi una storia. La storia di quando M. Chiappola. Aspettate che mi metto il coso per correre più veloce. No, già ce l'ho. Già ce l'ho. Dicevo di quando M. Chiappola ha fatto gli Instant Bridge, no? Ve lo ricordate? Bene. E questo Instant Bridge si sì, dà il caso che però abbia rotto l'oceano. Letteralmente. E l'oceano si è inondato. Ma perché faccio così quando posso comprare le pozioni? Non lo so, mi piace andare a piedi? Dunno, scusate. Allora, le pozioni dovrebbe essere lui. No, ancora mi sbaglio con quest'altro. Ma ne compro un pochino, ecco fatto, eh. Allora, andiamo verso il dungeon. Praticamente qui era tutto annegato, si può dire annegato? Ho dovuto usare degli elevator per portare l'acqua giù. Vedete che qui ancora e ancora qui. Vedete? Perché questo? Perché la regione tossica. Aspettate che metto la sentry. Metto la summon. Opla. Così mi difendo un pochino. La regione del mare tossico era più alto, regà. Quindi ho praticamente riversato il mare. Vedi qui anche l'ho fatto scendere. Ho riversato tutto un oceano che è infinito per definizione. Ed era tra l'altro quello tossico. Eccolo qua sopra. Aspetta che c'ho anche questa che è molto figa. Vai, chicca, dammi tutte le cosine. Opla. Ecco qui, vedete, qui c'era tutta l'acqua. Se io adesso vado a buttare giù questo, tutto l'oceano ritorna laggiù. Questo è tossico, però adesso abbiamo la. Ecco, vedete, prima era molto più in alto. Vediamo un po' quanto mi toglie. È ridotto il danno. È ridotto. Comunque adesso, boys, siamo in hard mode. Oddio, chi è? Ah. Aio. Me ne vado. Me ne vado, scusa, me ne vado, me ne vado. Me ne vado, ho detto. Però non posso aggrapparmi a niente. Aiuto. Ecco. Minchia, se fa danno. C'ho anche il coso che diminuisce. Piece of merda. E quindi qua sotto potrebbero esserci cose interessanti. In realtà potrebbero esserci cose interessanti dappertutto. E in realtà una cosa interessante. Io ce l'ho da farvi vedere, ma mi sono scordato. Quindi torniamo di qua e andiamo a questo giro qui a destra, se non sbaglio. Tanto che riciappo un pochino di cosine. Tutto, 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 tutto. Ah, innanzitutto l'allo l'abbiamo trovata ed è da questa parte. La brutta notizia è che la Crimson ce l'abbiamo sotto casa. Eccolo, un lupo. Bestia infame, per te solo salame. Dopodiché diventa Crimson, giusto? Ma prima della Crimson c'è un bioma nuovo, raga. Guardate
Che figo! Che figata! Astral Monolith! Star, no, vabbè, Stardust. Eccolo, guarda, 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 guarda! Aspetta che tolgo tutti i minion, che sennò non si capisce il cazzo. Posso togli pure tu, che... Guardate quanto è bello! Bellissimi! Fortissima la calamity, non... Ah! Ma quanti siete? Devo fermo, aspetta! Oh! Bestia di Satana, mori. Ecco perché vado in giro con i minion, così non devo, posso guardare le cose senza dovermi preoccupare. E sembrerebbe che questo bioma sia nato con la collisione di un meteorite. Andate a uccidere, per favore, grazie. Perfetto, grazie, grazie, molto gentile. E da qualche parte ci dovrebbe essere. Quindi andiamo. Ah, l'ho trovato, raga. No, non si può minare. Non si può minare, però attenzione, abbiamo una infezione. Cos'è? Serve un cuore, regà. Ma che figo! Invasione? Cryogen? No? Mamma mia, questo è tosto. Regà, non è vicino. Non è vicino. È lontano. Summonate. Sì, mi sa che è questo. Mi sa che è questo qui. È lontano, d'accordo. Come fare per minare questo coso? Boh. E io che ne so, mica fumo, no, aspetta, scherzi a parte. Allora, andiamocene da qui, anzi, ritorniamo al nostro dungeon. Oppla. Però il dungeon effettivamente non c'è un cazzo, no, aspetta, aspetta, ritorniamo a casa. Prima cosa da fare, boys, è andare in cielo. Esatto. Perché in cielo, forse mi ero salvato da qualche parte. Perché no? Perché sì, con le piume queste qui potremmo fare. E l'aria lite, però non so dove sta. Potremmo fare queste ali che non sono male. Ok? Quindi. Che usiamo per volare queste? Ah, ho trovato anche un cavallo nero, però non mi fa impazzire, devo essere molto sincero. Do per scontato che stia in cielo, ma non è, magari non è detto, eh. Però sono sicuro che in cielo c'è quel draghetto che ti dà la. Le anime del volo? Maybe? Ehi, guarda dove siamo arrivati. C'è anche una casa. Di chi è questa casa? Ok, siamo nel coso. Siamo nel coso. Siamo quasi nello spazio. No, siamo proprio nello spazio, senza quasi. Che c'è qua sotto? Voglio andare a vedere. Oh mio Dio, quanto è più veloce. Aiuto. Che figo, aspetta che zoom. Che figo, che cos'è sta roba? Madonna, è troppo starbound. Anche questi ologrammi. Salve. D'accordo. Chest! Attenzione! Ma che figata, perché non ci sono andato? Mi sono scordato tutto quanto. Questa che fa? Aumenta la vita del massimo al 20%. Ah! La voglio! Ne voglio tre! Allora, evochiamo co come se non bastasse il porco. E ci mettiamo queste. E poi ci mettiamo... Non so che cosa faccia questo. Boost shift, vabbè, jungle. Regà, sono pieno di roba! Mettiamo queste. E queste. È tutto molto misterioso. E questo qui è ancora più. Oh! All time spent in storage. Regà, cioè, a me sembra una mod tecnica sta roba. Che figo. Però mi sa che siamo lontani. Perché avrei dovuto vederlo prima sta roba. Adesso forse è tardi. Sono pieno. Sono sempre pieno. Barugus crolla perché sei pieno. Facciamo così. Deposita tutto e facciamo un conticino delle cose che posso avere che volano. Ecco fatto. Ho tu tutto questo. No, scherzi a parte. Ah, questa qui non ve l'ho fatta vedere. 6 secondi di volo illimitato sulla stella, ma poi esplode. E ci fa pure abbastanza danni, però devo dire che è fighissima. Cioè, come concetto è strafigo. Allora, questa chiave la possiamo togliere. Questa possiamo togliere.
Questo possiamo togliere. Tutto il resto ci serve. La spugna. Cos'è? Vabbè, dai. Vabbè. Andiamo su, ah. Sapete che posso fare? Aspetta, aspetta. Torno indietro nei miei passi. Possiamo prendere la candela? La candela blu. Posso tenerla in mano, giusto? No. Quindi vuole un tavolino. Perfetto. Taradantan. Risaliamo, signori. Ah, tra l'altro c'è un altro bioma che posso farvi vedere che è all'inferno, sempre da calamiti, molto bellino. No! Oh! Tra l'altro non so perché no, non prendo mai il doppio salto. È importante. Vabbè, se lo usassi sarebbe importante. Oh, eccoci qui. Allora, vediamo se arriva sto Skifidors. Ma non è che sto Skifidors arriva soltanto dopo che è arrivato il bestio? Raga? Non è che arriva dopo? Essenza della Sunlight. Non ci faccio niente. Cos'è sta figata? Oh! Chi è? Ma che cazzo è? Cloud Elemental! Un elementale delle nuvole! Muori, bestia schifosa satanica! Ok, è morto. È morto. È stato abbastanza. C'è anche un pesce volante qui. Eccolo! Sirio il dragone! Vabbè, ma sei una pippa, Sirio. Mi dispiace, è morto subito. 8 anime del volo, fantastico. L'elementare però non ci ha dato niente. Sono triste. Sono un po' triste, ammetto di essere molto triste. E vabbè, fa niente. Allora, andiamo a vedere che, cioè, vediamo un po' che possiamo fare con le anime del volo. Eccole qui, tutte le alozze. Che stanno. Oh, ce n'è un altro. Grazie. Non me l'aspettavo, grazie mille, molto gentile, davvero grazie. Però non dimentichiamoci che il mio obiettivo, lo so, ci sono troppe cose e quindi è fare la sfera di neve. Sfera di neve. Si fa con l'anima della luce e l'anima della notte. Io forse ho ucciso qualcuno? Ho soltanto l'anima della notte. L'anima della luce chi ce ne dà, amici? Aspettate che prima. Così. Possiamo anche terminare l'evento pioggia? Tac! Perfetto. Sì, un PNG termina gli eventi, perché certe volte durano un po' troppo, ti rompi le palle, eccetera, eccetera. Ehi, fermi tutti, ho trovato un Mimic! Che ci ha dato. Che ci ha dato il marchio del gelo? 160 di damage, che non è affatto male, boys. Minchia. L'unico problema, ragazzi, è che mi sa che siamo stati molto sfortunelli con la generazione del mondo. Perché. Porca paletta. Perché le anime della luce si ottengono nell'underground dell'Hallo. Ma la nostra Hallo. Come ve lo spiego? Non c'è sotto, c'è solo sopra. Ho droppato una mappa pirata, signori. I pirati! Eccoli! I piratoni! Aliamo. Morite, bastardi. Sì, datemi i vostri soldi, maledetti pirati dello spazio. Potrei fare. Ah, aspetta, aspetta, io ho la spada. Beh, non è male la spada, eh. Sì, oro. Giungi a me, oro. Non fanno. Cioè, non so proprio vippe 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 come quegli altri. Vedete, questo qui ce l'ha qualche punto ferita. Poi spuntano delle fottute pareti. Bestia di Satana, mori, margiasso. Cos'è? Scaffale dorato. Ah, bello. Minchia quanti. Sono tanti. Fermi tutti, ripieghiamo. Ah, vediamo che mi ha dato.
Vabbè, la sua spada ce la lasciamo alla corta. Un sacco di cose d'oro, queste le possiamo rivendere. No, ragazzi, andate su questa, per favore. Ok, è morta. Senti, facciamo così, proviamo l'incantatore, va. Perché belli minion, ma dopo arriverà la cosa, no? Arriverà la nave. Bam, ok. No, ho sbagliato decisamente arma. Dov'è il coltello? Aiuto, raga, come si chiama? Eccolo. Perfetto, ci siamo. Beccate questo. Guarda come li spappolo, sì. Sì. Oh, c'è anche un fantasma, aiuto! Chi è? Non sono un mago, sono un mitra. Ah, guarda come li spappolo. Togliamo pure questi, va? Eh? Fantastici. Oh, vedo una barra. Vedo una barra, signori. Aiuto. Minchia, i danni che fa sto fregno, eh. Minchia. E considera la mia armatura è una merda adesso. E voilà, distrutta, signori, distrutta. Sì, datemi le cosine. Lanterna d'oro. Ancora niente la keycoin. Bastardo. Dove sta? Eccolo. C'è un'altra. Cos'è innamorato? Perché è innamorato? Viecce. Viecce. Il bello che c'ho, il coso che mi rigenerano e il fregno che fa comunque uno di rigenerazione in più ogni volta che subisce danni il nemico, quindi devo essere sincero, non sono male. Non mi impensierisce. Ma io lo sto prendendo o sto sparando al vuoto? Ma muori, bestia. E voilà. I denari giungono copiosi nelle casse del tesoro, boys. No, ho sbagliato. Ma perché lo metto in fondo? Oh. Il coltellino è bello. Cioè, il coltello magico è bello, però non si vede poco. Bellissimo. Ok, l'invasione è quasi completa. I pirati sono stati sconfitti. Vediamo il nostro robottino, boys. Ma che sfiga. Ah, ce ne sono ancora? Vabbè, evochiamo i MiG. Ma che sei, l'esercito degli Stati Uniti d'America? Mi dispiace, belli. Cioè, fantastico. Allora, dicevamo, abbiamo un sacco di cosette d'oro che possono essere vendute. Dovremmo aver fatto un sacco di denari. Ma chi era quello? Non ho visto il piratone. Quello forte. Oddio, forse l'ho visto in realtà. Non è che adesso vende qualcosa di particolare il nostro amico? Ferry Merchant. Ma che comodo è? Avete capito che fa? Ah, ma ce l'avevo qui, raga. Lolz, va bene. Quindi io sto da un'altra parte. Faccio così. E gli vendo la roba. Un oro. Due d'oro. Ah, denari. Denarissimi. Mica, raga, la sorpresa quanto costa. Vabbè, queste qui le vendo perché non mi piacciono. Buono, 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 buono. But, devo essere sincero, non ho preso la Lucky Coin. Quindi me ne faccio un altro. Ovviamente dobbiamo droppare la Lucky Coin e io non la droppo perché sono sfortunato. Fa abbastanza ridere così. Comunque, per minare quel meteorite là, e poi vi spiego anche l'altro metodo. Volevo fare con voi la barra di palladio, eccola qua, o di cobalto. Cobalto. Ah, posso convertirle? What the? Seriously? Ok, d'accordo, va bene. Però posso fare anche l'anvil, giusto? Cobalto. Belle. Ok, per estrarre i mitril le ricalco. Giusto? Giusto. E poi c'è questa qui che sinceramente io non la faccio mai perché mi fa un po' cagare, però. Vediamo se con questo. Ah, ho trovato queste qui da. Questa me l'ha data un mimic. Porca troia. Che frullino, boys.
E sto sempre con l'armatura da coso, eh? Mizzica! Minga, davvero! Ah, ho trovato questo! Lo facciamo? Moriamo malissimo, secondo me, eh? Anche secondo me, sì. Pozione. No, devo comprare. Perché ne compro una alla volta di queste pozioni, boys? Qual è il mio problema, secondo voi? Tum, tum, tum. Ti frusto, zio. Ok, allora intanto vi spiego la mia strategia per ottenere le cosine dell'allo che ci servono. Allora, vorrei. Vediamo se funziona, perché. Tutto. Ci serve un blocco che però sia dell'allo. Che non può essere questo, ma può essere il ghiaccio viola. Il ghiaccio rosa, eccolo qui. Quindi mettiamolo nel loro scavenging. Se non sbaglio, 100 blocchi di un bioma ci permettono di creare il bioma artificiale. Oh cazzo. Non volevo succedesse questo, baby. Giuro che non volevo. Quindi abbiamo 300 blocchi di ghiaccio rosa. Basta, 300 di questi qui. Dovremmo poterli mettere nel sottosuolo del nostro mondo, no? O anche qui. Comunque, andiamo a vedere se il piccone disco spialto fa il suo lavoro in questo bioma fantastico. Più che altro, vediamo quanto è. 130, mentre questo fa 100, sì, possiamo defenestrarlo. Pronti? Oh, cazzarola. Boys, sto robo è durissimo. Ma che stramicchia, ti. Porca! E non me l'aspettavo, eh? Davvero? Ma scusi, non mi uccida, per favore, grazie, molto gentile. Allora, da qualche parte dovrei aver lasciato, se l'ho lasciata. L'ho lasciata? Non l'ho lasciata. Perfetto, bravo Manfro. Dovrei, dicevo, aver lasciato il coso, la candela. Candela, perfetto. Teschio metallico. Teschio metallico è coso? Teschio meccanico è quello. Oddio, non lo so se ce la facciamo, eh. Andiamo alle underground. Che dovrebbe essere questo. Giusto? E piazziamo i nostri blocchi. Oh! La musica è cambiata, eh. La musica è cambiata, boys. Vediamo un po' che succede se non porto il tavolo. Ma perché non porto mai il tavolo? Cioè, non è difficile, boys. Il tavolo devi portare. Dezoomiamo e facciamo così. Ancient Bone. Una stella. L'anima della luce! Ce l'abbiamo fatta! Ottimo, 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 ottimo. Certo, non è proprio una farm perfetta, ci sono un sacco di buchi, i nostri cicci non li vedono, però dovrebbe funzionare. Beh, ragazzotti, devo dirvi, questo sistema funziona e ho ottenuto anche più di quanto volessi. Andiamo sopra un attimo e togliamo l'effetto della battaglia. Allora, zoomiamo, togliamo i caccia e lasciamo soltanto altre 7.000 milioni di cose. Allora, qui dentro ho trovato la pietra filosofale che riduce la ricarica delle pozioni curative e la collana con la croce che aumenta la durata e l'invincibilità. Niente male davvero, ma quello che mi interessa di più è che ho trovato una staffa della Amulets of Many Minion, quindi dei nuovi Minion. Sono degli omini su una stella. Ok, allora facciamo così. E andiamo a prendere il dummy? Cacchiarola, che cos'è sta roba? Vediamo un po' come si comportano. Porca puttana! Cosa? 1500! 1600! No, vabbè, fermi, raga. Fermate il mondo! Star Surfer! Ma
è bellissima questa roba. Ok, ok. Poi ho trovato il guanto del titano. Quindi se vogliamo fare il guerriero, ragazzi, adesso cioè, l'arma diventa fighissima. Mm-hmm. Perché cioè, il 10% di damage in più, più spintone e l'arma diventa più grande. Poi ho trovato questo coltello volante. Ah, sono io a guidarlo. Però non è proprio nel mio genere, devo essere sincero. E vediamo che altro... Vabbè, tutta robetta in generale. Quindi, boys, possiamo fare così, buttare tutto dentro. Io devo dire che mi sa che le mie... I miei caccia sono... vengono licenziati immediatamente. E questa diventa la mia nuova cosa. Oh, oh mio Dio, è fighissimo. E andiamo a fare la cosa, la sfera di neve, giusto? Sfera, eccola qua, sfera di neve. Evoca la legione e non è consumabile. La posso fare ovunque? Sì, la posso fare ovunque. E si sta avvicinando da ovest. Assicuriamoci di avere tutti i buff del tizio. Vabbè, 4 a difesa mi piace. E ragazzi, questo dovrebbe essere qui. Dovrebbe essere prima dell'invasione pirata. Quindi... affrontabile? Non lo so? Sto facendo troppe cose in questa puntata? Dunno? Tra l'altro non ho mai fatto neanche nel vanilla io sta roba. Arriverà? Non arriverà? Forse devo andare ad ovest. Salve! No. Eccoli. Oh! 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 Maledetti babbi natali, hanno rovinato il Natale! Madonna quanto fanno! Raga, li fanno esplodere i miei ciccicicci! Guardate! Siamo pissimi! No, vabbè, li liquefa! Non sono, cioè, neanche li vede. Non ci faccio niente con sta cosa. Dai, ci sarà. Oddio, di nuovo il porco. Ehi, tu porco. Levale. Mo adesso si scopre che era importantissimo il porco e... l'occhio meccanico! No, raga, cioè, li stanno distruggendo. Che OP sta roba. Me l'ha data un mimic, se non sbaglio, eh. Quindi mentre io faccio tranquillamente un evento posso biglassare il mio personaggio? Come volevamo fare prima? Fa troppo ridere sta cosa. Allora andiamo a prendere la Static Gel del guerriero, eccola qui. Poi buttiamo tutto dentro. Tanto... LOL, raga. Non mi si avvicinano! Li stanno distruggendo, non mi si avvicinano! Ma ci sarà un mini boss, dai. Tutto qui? Lollissimo. Va bene, non ho parole. Allora, questa è un'arma che ci piace. Devo essere sincero, giusto? Sì, è un'arma che ci piace. Anche il povero porco. La legione è stata sconfitta. Così. È stata sconfitta. Che pezzetti. Visto che ho battuto sia i pirati che... Oh mio Dio, cosa? What? Cosa cacchio è sta roba? Oppa. Scusate. Ragazzi, che diavolo dovrebbe essere questa roba incredibile? Ma mi scusi, Lami. No. A casa subito. Togli questo. Non fa quasi un cazzo, però fa ridere, raga. Enemy smash, enemy you kill di per ogni cosa? Ah, tu devi tenere sempre in mano lui e per ogni mostro che uccide
fa sempre più danni. Oh mio Dio, è fighissimo. È davvero davvero figo. Allora, raga, io ero andato, cioè ho deciso, visto che quello della neve non droppa niente per adesso, se non sbaglio, dobbiamo battere i meccanici, e quello, e i pirati l'ho rifatti, e niente, non ho droppato proprio 000 carbonella. Questa è tutta roba, scusate, su fuoco ruttolo, che non ci interessa. Volevo andare a vedere con voi se riusciamo a trovare l'oricalcum, no, l'oricalcum o il mitre, non mi ricordo quale. E stavo rompendo i cazzabuboli proprio per quello. Però questo è cobalto. Sono molto... Oddio, che è? La spada. Muori, spada de fuoco. Rimettiamo i nostri amici. E con questa pozione, la sensibilità, la non mi ricordo come si chiama, possiamo subito sapere dove ci sono i sosia. Te li indica proprio. Vedete la freccetta? E quindi è strafacile. Ce n'ho uno sopra, uno sotto. Vado sotto, va? Aspetta, mi metto... Dove sta? Ah, già ce l'ho. Si è spostato? Il merdone si è spostato? Dove sei? Qui sopra. Eccolo. No! Chi è? È il Goblin! Bella, Goblin. Te posso liberare? No, no, aspetta, non sto a cliccare sul goblin, sto... Ah, ok, scusate, grazie per avermi liberato mano dal negozio. Ma il tizio, il Tinkerer! È il Tinkerer, raga, non ci posso credere, il laboratorio dell'inventore subito, immediatamente! Stivali razzo, subito, immediatamente, considerate che ho pochissimi soldi. E questo che cos'è? Stats meter? Ci segna come siamo messi. Bella, zio, torna a casa. Torna un attimo a casa, vedi, Terraria è talmente tanto grande che a un certo punto tu vai a fare una cosa e ti distrai, perché trovi un botto di content. Allora, questo togliamo. Le pepette, queste qui, dovrebbero permetterci... Ah, consente di volare. Ah, infatti ricordavo che c'era anche il coso, però... Ok. Ah, non vanno in combo con la cosa. Pardon, ho già sbagliato. Ma il laboratorio dell'inventore invece è una figata. L'ho sempre amato e sempre lo amerò, boys. Ci permette di unire gli oggetti. E spero di poterlo mettere qui dentro, no? Yes! Oh my god. Quindi io adesso, che ne so, posso andare a fare una delle mie cose preferite. Prendo questi stivali del corridume, no? Ok? Che li ho fatti così. Però vedete, posso farli diventare stivali fantasma. Che sono l'unione tra gli stivali razzo... Fermi tutti. Sono proprio quelli che ho qui. Quindi noi buttiamo tutto dentro. Bam. E adesso andiamo a cercare stivali. Eccoli! Stivali fantasma. Bam. Stivali fantasma che... Con... Sta roba qua diventano stivali del fulmine e ci danno pure volare e correre velocissimo, 8% di... E noi ce l'abbiamo sta roba, giusto? Cavigliera del vento e quindi... Se io butto tutto dentro, vediamo un po', la cavigliera del vento non ce l'ho. Cavigliera la posso craftare? Maybe? Sembra pure roba abbastanza facile. Forse possiamo, sapete? Perché questa è una nuvola, il gel rosa e le spore della giungla. Allora, le spore della giungla non le ho mai prese, ma c'è un tizio che te le vende. Se non sbaglio è lui? È lui o non è lui? Ma certo che non è lui. Scusate. Vite, spore della giungla, 15. Perfetto, ci avremo 5 di gel rosa, boys. Voglio sperare di sì. Oddio, controlliamo. No, perfetto. Ottimo. Gel... Sta di gel... Non posso craftarlo? Oddio. Sono pieno di minion. Non posso craftarlo. Ma non sto craftando. Scusate. Gel rosa. Palloncino simpatico. Sapete che mi sa di no? Off.
Quindi dovrei evocare 5 slime rosa. No. Oh, ma c'è il piratone! Regà, il pirata! La vela. Ok. Il vestito da pirata e il cannone. Scusa, ma se c'è... Oddio, chi è questo? Ma chi è? Boomerang, danno boomerang. Questo vende il coso, il vermone. Magical coach, cioè, insomma, effetto. Ma da dove è uscito questo? Non l'ho mai visto. Way Dash, no, io raga, compro tutto, mi dispiace. Compro tutto, che fa Way Dasher? Tira delle cagate. Mi sembra una merda, scusa, 3 ore mai scammato. E qui ho visto pure Babbo Nachele. Babbo Nachele che però vende la roba per gli addobbi. Ok, sì, Terraria c'ha tanti NPC, alcuni fanno cagare. Lui e la ragazza dei palloncini, devo essere sincero, sono quelli che mi fanno assai schifo. Comunque, tornando a noi, boh, lasciate perdere quello, ve lo rifaccio. Cioè, lo faremo in un secondo momento. Dove li ho messi? Oh. Gli stivali fantasma. Quindi adesso andiamo assai veloce e ci permette di volare. Quindi questa cosa la posso pure togliere, che facciamo così, giusto? Ta-ta-ta-ta. E poi che figo! Però ovviamente le ali hanno la verticalità. A proposito di ali, io mi ricordo di avervelo detto all'inizio puntata, poi me lo sono totalmente scordato. Vediamo se abbiamo 5 aerealite. Ae 80 ore. Non ho capito chi me li ha droppati, ma ce li abbiamo e quindi possiamo fare le ali. Allora, proviamo a compararle. Più 17 metri, miglia al secondo, miglia orarie, e un secondo in più di volo. Beh, sembra, non sembra male. Sostituiamole. Anzi, proviamole tutte e due. Allora, che belle. Prendiamo quelle che c'avevamo prima. Fino a qui, vabbè, fino a qui a Manfro però. Oddio, dove sta il piccone? Ho perso il piccone. Ho buttato. Ah no, eccolo. Perché no? Perché ho perso il piccone? Come ho fatto? Togliamo pure questi, va che. Ecco fatto. Queste sono queste, e guardate qua. Oh! E quindi unendo queste e queste. Oh my god! Bellissimo, signori! Bellissimo, fantastico, fantastico, fantastico. Ma non è soltanto, non è finita qui. Adesso possiamo unire tutto quanto. Possiamo, tipo, che ne so, ci viene il dubbio. Ecco qua, lo scudo di cobalto. Cobalto non è cane, non è lupo. Sa solo quello che non è. Eccolo qua. Con questo diventiamo anche immuni ai blocchi di fuoco. Ok, non ci interessa. Vogliamo vedere la collana con la croce? La possiamo unire al velo stellare, all'Angelic Ciccio Ciccio, o al Blood Talisman. Sacrifica la tua life force to create Strike Minion. Oh my god. Non me l'aspettavo. Questo. Rigenera la vita. Boys. Già ci abbiamo tutte e due, tra l'altro. E le pozioni curative le possiamo riutilizzare in minor tempo. Quindi andiamo a vedere come si chiama. La memoria, Marugus, amuleto dei miti. I miti e le leggende. Ah, ma quanto è figa sta cosa! E ognuno di questi poi può diventare altra roba, attenzione. Ora io ho questo che vorrei vedere. Vabbè, roba molto avanzata. Roba molto avanzata. Roba avanzatissima. Quindi, no. Non so dove è andata a finire. Questo si può trasformare. Questo si poteva trasformare, non l'avevamo visto, boys. È anche abbastanza facile. Però abbiamo un'arma fortissima, summoning, quindi lasciamola perdere. Aspettate, mi rimetto le cosine. Opla. Questo, il guanto del potere, regà. Si sommano 10% di coso più la velocità. Questo è buonissimo, soprattutto con quei cosi che vanno super veloci. Quindi buttiamo dentro il guanto del potere. Ma quanto è figa sta parte? Eccolo. Sbrem. Vi faccio vedere la classe melee. Facciamo così, così, così. Così.
No, così questo me lo tengo. Guerriero. Ok. Oh mio Dio. Sì. Niente male. Davvero niente male. Che figo! Fighissimo. E vabbè, ovviamente tante altre cose, tra cui credo anche gli amuleti, gli stemmi, come si chiamano questi? Gli emblemi. Eh sì. Eh sì, emblema del Vendicatore, minchia. Emblema celestiale. Aumenta la portata di raccolta delle stelle di mana e danno magico aumentato. Minchia, figo. Davvero figo. Regà, c'è. Una figata. E poi c'è tutta la roba della Torium, della, come si chiama? Della Fantastica Calamity che non conosciamo ancora. Io mi sa che questa frusta la frullo. Signori, io vi devo salustrare. Ho fatto una puntatona piena di roba, un sacco di cose. Datemi qualche consiglio e ovviamente leggerò tutto nei commenti oppure lo leggeremo in live. Comunque, i vostri consigli sono sempre ben accetti. Statevi bene, alla prossima. Ciao belli!